Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Tornano le review e oggi andiamo a parlare di tre giocatori molto avvincenti che sono usciti sempre nella promo dei Road to the Final e parliamo di Bale, Llorente e Tejes. Mettetevi comodi e gustatevi questa review. Partiamo proprio con il giocatore gallese del Real Madrid, Gareth Bale. Guardate qui con la levetta come si muove bene e la tiene attaccata anche con lo speed boost e anche dopo essere arrivato stanco a fine partita. Guardate qui ancora una volta, speed boost sul piede forte, tiro ad incrociare che non lascia scampo al portiere. L'ho trovato veramente molto freddo sotto porta e questo speed boost bruciante che c'ha è veramente qualcosa di incredibile. Poi guardate come tiene bene la palla attaccata vicino al piede, manda tutti a vuoto, non un finalizzatore implacabile perché qui ad esempio avrebbe dovuto segnare, però vedete questi strappi soprattutto sull'esterno come sono buoni. Io l'ho provato sia in quel ruolo lì che da punta. Guardate qui ancora, palla che da sul destro va poi sul mancino e tiro rasoiato radente al terreno per entrare in porta. Qui mette a sedere il portiere perché fa queste skill veramente bene. Tiro a giro qui di destro che un po' mi aspettavo migliore, però poi col destro in realtà si conferma un ottimo finalizzatore, perché guardate in queste occasioni come riesce tranquillamente a finalizzare anche con il suo potenziato tiro con il destro, che passa infatti da 3 di piede debole a 4. Ma una delle azioni che più mi ha stupito è sicuramente questa, perché qua praticamente si fa beff di tutta la difesa, palla francobollata ai piedi, si gira, si rigira, numeri e contronumeri, palla poi sul mancino che è il suo piede forte, bam! All'angolino dove veramente il portiere non può far nulla. Llorente invece non mi ha colpito perché mi sembra un po' la versione Signature. Vedete, qua ha fatto due intercetti, il primo con la palla che non gli rimane attaccata, il secondo ha messo il piede ma non si è allungato bene. Poi per carità, palla al piede straagile questo Llorente, però insomma non è quello che ci aspettiamo da un giocatore del genere. Questo deve intercettare tutto, qua sì, bell'intercetto, però non lo so, sembra che gli manca un po' qualcosa. Qua sì, ha messo il piede da solo. Per carità, anche qui era perfettamente in posizione, qui reagisce bene con la sua reattività al cambio di direzione e poi recupera palla, però mi sembra che gli manchi qualcosa. Invece sto Tejes, rapporto qualità-prezzo e soprattutto per la sua ibridabilità è molto molto interessante. Guardate qua che speed boost, che cavalcata si fa sull'auto di sinistra. Ancora una volta qua viene servito e si fa praticamente tutta la fascia arrivando in zona pericolosa e servendo poi questo Bale che viene chiuso all'ultimo. E guardate pure di testa che bel recuperino ha fatto su questo cross sul secondo palo a botta sicura. Qui anche con raddoppio interviene benissimo. È una piacevole sorpresa Tejes. Dopo averli testati, eccoci qua pronti per il nostro recappino. Partiamo da Alex Tejes, che sinceramente fa il suo per quello che costa, ovvero 270.000 crediti. È un terzino senza infamia e senza lode. Come avete visto, c'ha un buon passo, soprattutto quando c'ha la palla tra i piedi. Quando lo mandate in raddoppio, visto anche l'85 di aggressività e le ottime stats difensive, tra cui l'83 di lettura, ci mette il piede e recupera anche il pallone in automatico. Ha anche una buona agilità e si vede tutta sia con l'L2 che quando deve muoversi con i micromovimenti per far salire i compagni. Buoni passaggi, anche se ovviamente penalizzati un po' da quel 2 di piede debole. C'ha anche 3 di skill, che non è proprio il massimo, però per quello che deve fare un terzino, per me assolutamente positivo Tejes, anche considerando che c'è Varane che gli linka, c'è Neymar che gli dà il link, c'è Vinicius che gli dà il link, quindi è veramente il tassello ideale per tutte le squadre, diciamo, meta al momento, ma anche non meta, costruite diciamo in una certa maniera, perché quello che magari si criticava a Shaw, che era stesso concetto di Tejes, era il fatto che magari non era ibridabilissimo visto che era inglese, mentre lui che è brasiliano si incastra alla perfezione. Quindi lui strapromosso, rapporto qualità-prezzo di quelli ottimali, mi è piaciuto, non mi ha fatto arrabbiare. Mi ha fatto invece arrabbiare Marcos Llorente Moreno, perché era esattamente quello che mi aspettavo, ovvero praticamente la fotocopia della carta Signature. Quindi abbiamo il classico 4-4, molto gracilino in game, che è sempre abbastanza puntuale sulle linee di passaggio, quindi quello lo fa bene, intercetta, si piazza dove si deve piazzare, visto anche l'83 di lettura, l'86 di intercettazione, con il raddoppio interviene bene, visto l'85 di aggressività, ha dei buoni passaggi, ha un discreto tiro, un discreto speed boost, abbastanza agile, ma non fa niente di diverso rispetto a quello che fa il Signature. Cioè, uno magari prende sta carta, si aspetta insomma di ritrovarsi tra le mani uno che ti fa pure il caffè quando ti svegli, ma in realtà non è così.
Quindi, sinceramente, vista la differenza di prezzo che è di quasi 400.000 crediti, io vi dico che al momento non c'è, magari prendere upgrade, questo non ve lo so dire, però sicuramente se valutiamo adesso Marcos Llorente, io vi dico che il giocatore è totalmente inutile da prendere considerando l'altra versione nera che fa le stesse cose e che costa la metà. Quasi. Quindi da vedere magari con upgrade come renderà questo Llorente. A concludere invece abbiamo quella che per me è la grande sorpresa Gareth Bale, perché come potete vedere le statistiche recitano 3 partite giocate, 8 gol. Questo è una macchina 4-4, quindi gli ha aumentato il piede debole, da 3 passa a 4. Si speed boosta come un toro. Palla al piede, non è Bale Header, però discretamente agile. Infatti si sente quell'86, soprattutto quel 70 di equilibrio quando viene spintonato. Ma questo è un finalizzatore implacabile, cioè davanti la porta sbaglia raramente. C'ha un grandissimo tiro a giro, nonostante non siano i suoi traits, ma come avete potuto vedere, si è girato, si è rigirato, si è girato, si è rigirato, boom, tiro a giro incredibile. In più ha anche un 99 di elevazione, per cui si può tranquillamente pensare di andare a giocare Bale in fascia per poi sfruttare anche i suoi colpi di testa, visto che appunto li fa molto molto bene. Ha dei buoni passaggi, controllo palla anche 91, freddezza 94. La resistenza 73, sinceramente, non l'ho trovata un problema. Quindi io l'ho giocato sia nel ruolo largo, a sinistra e a destra per rientrare sul suo piede forte e calciare a giro, sia da punta in un attacco a due, e devo dire che mi ha convinto in entrambi i ruoli. Per quello che costa, al momento mi sembra abbastanza regalato, risente dell'andata sfavorevole del suo Real contro il PSG, quindi potrebbe anche rialzarsi, qualora il Real dovesse fare l'impresa nella partita di ritorno. Quindi veramente promosso sto Bale. Una cosa che vi volevo aggiungere su questo Llorente è che spesso e volentieri mi chiedete qualche giocatore da poter spostare, magari terzino per mettere i vari Cancelo e Hakimi a centrocampo. Ecco, Llorente sarebbe praticamente il terzino perfetto. Mi sono dimenticato di dirvelo perché c'ha il classico body type buono, c'ha una gran conduzione di palla, è agile, difende, da imposta anche bene, quindi sarebbe uno dei candidati che potete andare a switchare con uno di questi due giocatori qualora vogliate andare a sfruttare quei due toti da centrocampista e vi serve un terzino. Quindi, overall, promossi, diciamo, Tejes e Bale, Bale in particolare, Tejes senza infamia, senza lode, Llorente assolutamente bocciato il rapporto qualità-prezzo, visto che è praticamente il doppione del signature. Quindi raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto quali volete magari che io vada a provare qui sul canale. In descrizione trovate tutti i link di riferimento, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un saluto da Liberoschi, ciao!